Settore alimentare e grande distribuzione, abbigliamento e beni di consumo, settore chimico, farmaceutico, cosmetico, logistica ed imballaggio. Non ha trascurato alcun aspetto la prima Conai Academy Week, questione di etichetta, il ciclo di webinar tenuti durante la settimana dedicati all'etichettatura ambientale degli imballaggi. L'origine dell'iniziativa arriva da lontano ed ha avuto lo scopo di approfondire la conoscenza dell'argomento in questione, cercando contemporaneamente di rispondere alle domande degli operatori del comparto ed insieme di presentare le relative best practice, un'occasione quindi decisiva per costruire delle linee guida settoriali operative e dei case history a disposizione delle stesse aziende. Molteplici i partner dell'iniziativa, compresi gli stessi consorzi di filiera, considerando proprio l'ampiezza degli argomenti affrontati in questa prima Conai Academy e dei settori che si sono ritrovati a dover rispondere alle nuove normative in merito all'etichettatura ambientale che diventa obbligatoria. È tornato in versione streaming su Corriere.it Dipende da noi, lo spettacolo teatrale al centro di riciclo di classi, iniziativa promossa da Conai e Corriere della Sera Buone Notizie, nata entrando nelle scuole per sensibilizzare più giovani in merito ai temi della sostenibilità. Il progetto è focalizzato in particolare sui temi della raccolta differenziata e del riciclo degli imballaggi, nel pieno rispetto dell'ambiente, tutti argomenti che rientrano anche nell'insegnamento dell'educazione civica. Dipende da noi è la storia di una vecchia casa di campagna, di due ragazzini, di una bizzarra coppia di adulti che incontrano le anime dei sei materiali da imballare che la abitano: acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro, di fatto i veri protagonisti della messa in scena. Anche il 2021-2022 di riciclo di classe si baserà pertanto su questo spettacolo, che ha conosciuto un notevole successo una volta andato in scena e che ora torna online per i più piccoli. Mio panino nel prato, anni fa, quando potevo cavalcare l'onda grass-fed, personalmente, fregandomene dei marchi e delle associazioni, non l'ho fatto, ho voluto proprio con forza e con lungimiranza, io credo, si possa dire, creare questa associazione proprio per dare continuità a questo prodotto nel tempo, perché quando si corrono le strade proprie per il mero denaro, spesso c'è un inizio, magari anche bello forte, ma la fine è sempre vicina. Invece, con questo pensiero, con questo, diciamo, panino nel prato, abbiamo voluto dare una continuità per dare agli italiani un vero prodotto che fa bene all'ambiente, fa bene agli animali e soprattutto fa bene alla salute delle persone, perché la nostra carne contiene 18 volte l'omega 3 che una convenzionale, quindi con tutti gli aspetti poi che ne derivano.